Beh, Letizia fa sempre riferimento a noi. Queste due ragazze ce le ha portate lei nel mese di agosto dell'anno scorso. Quella si chiama casa di accoglienza, di prima accoglienza, cioè lì dovrebbe stare una persona un mese, 15 giorni, 2 mesi massimo, e poi trovare un'altra soluzione. Letizia è stata più volte interessata nel trovare soluzioni a queste due ragazze. Oltretutto anche noi abbiamo prospettato a queste ragazze altre alternative. Il problema è che sono convinte lì di essere padrone. La questione non può funzionare così. Le due ragazze impediscono ad altri che chiedono di dormire nella nostra struttura di avere una possibilità. Loro ce l'hanno da agosto. Penso che un'alternativa si possa trovare, si poteva trovare. Allora, certamente se c'è stato questo episodio di violenza, la magistratura, le indagini andranno avanti, ma questa cosa non può più funzionare così. Adesso io farò entrare altre persone a dormire e chi sta lì da tanto tempo, comprese le due ragazze, dovrà trovare un'altra alternativa. Mele, però si tratta di due giovani vittime anche di una tentata violenza, questa la sua non può essere una scelta discutibile. Ci sono altre persone che sono vittime di pestaggio e che noi abbiamo in carico, mica mettiamo i manifesti quando succedono le cose, però quell'episodio di ieri sera è stato un forzare, cioè è stato deciso di mettere un punto e quello era un punto per dire basta, perché alcuni episodi succedono perché purtroppo noi deroghiamo alle regole, perché poi ci facciamo prendere la mano. Se le ragazze hanno subito, figurati se non sono d'accordo che chi ha sbagliato deve pagare, ma questo non significa che io devo mettere a rischio altre persone, io devo poi negare la possibilità per altre persone.